Abbiamo proposto questo emendamento per un aspetto che ci suscita particolare indignazione. Come ben sapete, riteniamo che il vitalizio sia un privilegio da abolire e ci proviamo di continuo e continueremo a provarci. Questo emendamento però insiste su un particolare particolarmente odioso per noi, perché è nei dettagli che il diavolo nasconde la sua coda. Infatti, sappiamo ben tutti che la legge regionale 42 del 95 stabiliva che il calcolo del vitalizio fosse legato all'indennità dei consiglieri regionali. La finanziaria del 2005 ridusse del 10% l'indennità dei consiglieri, dei sindaci e dei consiglieri regionali, appunto. Quindi, se si fosse applicata la legge 42 del 95, anche il vitalizio sarebbe dovuto diminuire del 10%. Però cosa successe nella legge di assestamento del 2006? Una candida manina dell'ufficio di presidenza presentò un emendamento che decise di aggiungere privilegio a privilegio, cioè congelò la base di calcolo del vitalizio. Praticamente questo articolo 31 della legge finanziaria del luglio 2006, la legge numero 13, l'articolo 31 va a dire che il vitalizio viene calcolato non più su una base di calcolo collegata all'indennità quando questa cambia, ma all'indennità al 31/12/2005. E dice anche il vitalizio non potrà più calare, quindi abbiamo aggiunto un privilegio ad un privilegio e addirittura, siccome ci fate sempre la storia, non si possono fare le leggi retroattive sul vitalizio, questa fu una legge retroattiva perché da luglio 2006 si andò indietro a gennaio 2006 recuperando una perdita di rendita di coloro che avevano il vitalizio. Quindi proponiamo da oggi di eliminare questo articolo 31, che farà così, facciamo in modo che di nuovo il vitalizio sia calcolato come era nella legge originale, in base all'indennità dei consiglieri, che è passata dai quei famosi 8.000 erotti euro ai 5.000 lordi, perché vogliamo eliminare privilegio su privilegio. Grazie.